13 ottobre 1972. Un Fokker Fairchild FH-227D della Fuerza Aerea Uruguayana, in volo per Santiago del Cile, si schianta su un costone delle Ande, perdendo un'ala e successivamente l'altra. Delle 45 persone a bordo, 18 muoiono nel disastro. In 11 perdono la vita successivamente per il freddo, gli stenti e le ferite. Dopo settimane di stenti, in cui i 16 superstiti si cibano dei corpi dei compagni, due dei sopravvissuti, Roberto Canessa e Fernando Parrado, attraversano a piedi le Ande per cercare i soccorsi, che arrivano dopo 72 giorni dalla tragedia. Ormai nel paese si erano completamente perse le speranze di ritrovare qualche sopravvissuto. Stasera abbiamo attorno a questo